Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Silent Hill 2, signori, pronti a proseguire la nostra avventura in questa misteriosa cittadina dove stiamo cercando informazioni su nostra moglie, che in realtà è morta 3 anni fa, ma comunque ci è arrivata una lettera che ci diceva che ci voleva incontrare qui, quindi c'è del mistero. Mi raccomando, voi ragazzi, come sempre, lasciate like e commentate per supportare questi video. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra. Dobbiamo andare al bar Nelly al momento, quello è il nostro obiettivo, quindi pian piano, con circospezione, guardandoci le spalle, naturalmente, proviamo a dare un'occhiata, cercando appunto di... Ma la nebbia è fatta molto bene, che poi la nebbia appunto è il punto focale del titolo. E potremmo andare dritti o potremmo girare a destra? Allora, in realtà non so quanto abbiamo di margine per spippolare a destra e a ma... Io penso che convenga, cioè, non esagerare neanche troppo con... Ah no, davanti però è chiuso. Sì, allora... È la radiolina, signora, la radiolina. Ok, facciamo così in modo tale che ci segna le parti chiuse. Allora, è aperto qui a destra e qui a sinistra. Quindi diamo un occhio. Salve. Ma il bagarozzo... Attenzione. Eccolo là. Insisti. Attenzione. Subito. Aia. Comunque ci fanno subito molto male. Aia. Schiva. Vai. Ci fanno subito molto danno. Però purtroppo al momento siamo attrezzati in modo molto ignobile, quindi non è che possiamo fare granché. Allora, super forte, super pulito, lava via le macchie del passato. Insomma, però... Ah, è chiuso qua? Ok. E allora niente, la lavanderia, cioè... Ok, qualcuno doveva lavare panni molto sporchi. Però non ci possiamo andare, quindi niente. Provo a non curarmi, signori, perché abbiamo solo una siringa che magari... Vorrei tenere anche per situazioni peggiori. Ci sono situazioni peggiori? Chi lo sa? Nel marzo del 1965 la città di Silent Hill fu visitata dall'Associazione di Ricerca Psichica del Maine. Dopo un'attenta analisi, un team di esperti rabdomanti dell'associazione giunse alla conclusione che l'area attorno all'ormai storica miniera di carbone di Wills fosse altamente attiva. Dissero anche che speravano di poter proseguire la ricerca e l'esplorazione del burrone, tuttavia le loro speranze rimasero tali, in quanto il posto fu dichiarato una riserva naturale dalla società storica di Silent Hill. Inoltre il loro desiderio si scontrò con la comunità locale, la quale affermava che lo scopo della ricerca dell'associazione avrebbe compromesso il turismo della zona. Turismo, insomma, vabbè, Silent Hill, il turismo, dai. Secondo uno dei ricercatori, mettere in dubbio la credibilità della nostra ricerca e rifugiarsi dietro i turisti sembra una scusa per non farci vedere cosa c'è davvero là fuori. Purtroppo nessuno dei rappresentanti locali si è detto disponibile a commentare la vicenda. Nota dell'editore. Al momento della pubblicazione non esiste alcuna prova a sostegno della credibilità della radiestesia né dell'efficacia di alcun metodo rabdomantico. Le opinioni espresse nell'articolo non riflettono quelle del l'autore. Vabbè, solo diritto di cronaca. E... Beh, comunque sì, già siamo abbastanza ammaccati. Questa porta comunque è chiusa, ok. No, controlliamo sempre che magari c'è la possibilità di sbloccare porte o altro, quindi è sempre bene dare un'occhiata, anche per controllare se possiamo recuperare qualcosa che... Se figurate. Non benissimo, non benissimo. Allora, al momento abbiamo una bevanda salutare e una siringa. Allora, quindi qua diciamo che è tutto chiuso. Dobbiamo provare nel... Vabbè, l'unica strada è questa.
Alleniamoci con la schivata, signori, che... Allora, eventualmente potremmo anche provare a... evitare i nemici, eh. Non sempre... la scelta migliore è affrontarli. Anzi, in realtà in Silent Hill... la scelta migliore è... cercare di sopravvivere a ogni modo, anche... evitando incontri diretti con... questi esseri che al momento popolano la nebbia che ci circonda. Allora, qua si può passare, vedi, ci sono anche quelle là, ci indicano dove possiamo andare. Cioè, dove possiamo andare, le parti che possiamo visitare. Aspetta, il bagarozzo. Ok. Anche per il semplice fatto che magari ci scrive qualcosa sulla mappa, tipo qua ci vuole una password. Ci segni che questa porta... tastierino, perfetto, perfetto. Non chiediamo altro, solo che sulla mappa ci venga segnato... però la macchina... ah, sta so... oh, merda! Via, via! Vai, vai, insisti, insisti, insisti. Anche meno, anche meno. Però, ti dirò. No, più che altro la macchina della police, magari, no, non ci avete lasciato qualcosina per la popolazione rimasta. No, eh. Va bene, va bene. Controlliamo sempre destra. Aia, c'è un altro lì. Vabbè, io devo girare qua a sinistra. Se lui eventualmente... andiamo tutti e due dalla stessa parte, Però possiamo anche fare con calma, cioè nel senso... no? No, oh merda. Comunque è fatto... cioè è fatto bene dal punto di vista grafico. Bello bello, eh. Cioè, guardate a terra l'acqua, i riflessi, le foglie, la ruggine, la mamma in cariola, i volantini che svolazzano. Tutto molto bello. Noi però dobbiamo andare esattamente... scusa. Ma il bar è questo? Sì. Ah, me ne stavo andando all'aceto, allora. Fatto bene. Fatto molto bene. Si può? Ok, ok. C'era un buco qui. Ora non c'è più. Ma i buchi vanno e vengono. Lì si poteva salvare, ma lo facciamo dopo. Cioè, proviamo a farlo dopo. Forse era meglio salvare prima. Non lo so. Credo sia meglio salvare sempre. Quindi, guarda, facciamo una cosa. Nel dubbio, perché non si sa mai cosa possa accadere. Salvatina e poi a risalvatina. Tanto... non si pagano i salvataggi, quindi possiamo abusarne. Non c'è il nastro come il Resident Evil. Allora, non so che gli sia preso. Ha iniziato a spaccare tutto. Ho dovuto cacciarlo via. È scappato gridando che avrebbe sistemato le cose. Ho recuperato il possibile, ma non ho ancora trovato uno dei pulsanti. Metà del disco è ancora dentro, ma manca l'altra parte. Credo l'abbia presa lui. Ora che ci penso, è corso verso il Growy. In ogni caso, potresti andare a vedere come sta, per sapere se sta bene. Vive in Soul Street, vicino alla farmacia, appartamento 9. Ce lo segnerà, vabbè. Sapere se sta bene. Soul Street, vicino alla farmacia, appartamento 9. Ok.
Jukebox, appartamenti sul street, ok. E parlava del disco, quindi la metà sta qua. Ma noi dobbiamo prendere questa metà? Sì. Disco in vinile rotto. Ok. Allora. Oddio, non credo, ci vuole il disco in vinile. Vabbè, questo è rotto. Ci manca un pezzo, va bene. Quindi da là poi dobbiamo tornare. Penso proprio di sì. Va bene, allora facciamo una cosa. Qua possiamo risalvare. Non si sa mai che se moriamo pure riprende il vinile, fare cose, insomma, se riusciamo. Va bene, allora andiamo per dove dobbiamo andare. Quindi, usciti da qui con calma e circospezione, andiamo avanti e poi a destra. Sulla sinistra c'è Happy Burger. Però c'era anche un mostriciattolo da ste parti, non vorrei niente. Ce n'è uno lì. Ci ha visto, cioè ci ha visto. Certo. Dire che ci ha visto mi pare pure eccessivo, però si è accorto di noi, possiamo dire. Però io vorrei andare a vedere se qua nella cosa burger si può entrare. Il fatto è che se non c'è il nastro, diciamo che ci indica la possibilità di insinuarci. Quindi diciamo che abbiamo la possibilità di dare uno, due, tre. In teoria tre colpi. Ma ha buttato male stavolta. Allora là si può entrare, però diamo un'occhiata anche qua. Se conviene curarci, mi sa. E insomma. Insomma, attenzione, nel dubbio. Meglio stare sicuri, signori. Meglio stare sicuri. Anche gli ambienti stanno fatti bene, cioè, insomma. Il suo perché. Tanto la siringa, la cosa, abbiamo le cure, ma tanto tempo di prendere le usiamo. Allora, il menù del giorno. Senti i morsi della fame? Non riesci più a resistere? Che aspetti? Happy Burger, dove troverai tutto ciò che vuoi. Sei di corsa? Prendi qualcosa da asporto. Queen Special. Non è vero, non è vero minimamente, lo avevo. Due, tre, datte, datte, uno, due, aia. Via, 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 via. Ok, in realtà si può evitare anche correndo. Ce n'è un altro là. E vabbè, niente, dobbiamo per forza affrontarlo. Faccia a faccia. Merculo luminoso è voluto. Vedi, già ci dobbiamo curare praticamente. Insomma. Permesso? Si può? Ah, qua pure ci possiamo infilare nel pertugio lì sotto, qua. Niente, eh. Oh, attenzione, dai. Una siringa. E possiamo sbloccare la porta? Ok.
Ma mi segna anche dove sono i punti di salvataggio. Jukebox. Ok. Il quadratone è il punto di salvataggio. Fammi vedere una cosa. Dov'era? Qua? Mischia, radio, mappe. Il quadratone è il punto di salvataggio, sì. Ok. Sempre meglio saperlo. T'ho visto, Giovanò. Noi adesso da qua dobbiamo andare a sinistra. Ci proviamo piano piano. Tanto calcolando che questi, diciamo, non ci lasciano niente. Cioè, non è necessario eliminare perché apparentemente, come detto, non ci stanno lasciando niente. Poi vedremo, però. Se non ti lasciano niente, vale la pena fino a un certo punto. Qua non si va. Noi ci proviamo sempre. Qua pure ci avviciniamo sempre al muro perché almeno capiamo dove le strade chiuse ce le segna sulla mappa. Ok. Perfetto. E gli appartamenti sono qui a sinistra. Ok. La farmacia possiamo entrare? La farmacia l'unica che poteva dare. Vedi qua l'erbetta a terra, la nebbiolina. Cioè, bello, bello, bello. Io su PC non so su console come sia, però penso che. Posso entrare qua? Figurati. Quindi da dove ci posso passare? Finestra no. Ah, c'è la porta là, il bagarozzo a terra. Proviamo prima a entrare lì. Non lo spingo troppo perché se dovessi. Ah no, non lo posso rimettere davanti alla porta. Ho detto magari viene qualcuno. Ci chiudiamo dentro, male. Appartamento 5. Quello era nell'appartamento 6, 9? Allora. L'inquilino dell'appartamento 5 ha lasciato la chiave. Dice che c'è una perdita dal piano di sopra. Bisogna controllare. Quindi sopra all'appartamento 5. Quindi nell'appartamento 10 a vedere la foto. Però quello. No, parte personale. Appartamento 9. Ok, quindi comunque dobbiamo arrivare soprattutto. 9 e 10 che sta sotto al sopra al 5. E gli altri, vabbè, mo vediamo comunque se possiamo entrarci. Cioè, stiamo qua, che fai? Non ci entri? Ci provi. Non stiamo benissimo, però non penso che sia ancora tanto grave. Ah, questa è la. Attenzione. Da dove viene questo? Tale 451. L'imatnelimed. Costicchia, eh? Ok, qua niente.
Va bene, iniziamo a salire. Riesco a capire. Un po' il riflesso della finestra e mi dà fastidio, no? Allora, partiamo da qua dove stanno i bagarozzi. Ok, ora. 7, 8. Tanto noi comunque dobbiamo andare al piano di sopra. Vediamo prima se qua c'è qualcosa. Appartamento 6. Nell'appartamento 5 comunque ci possiamo entrare, perché abbiamo le chiavi. Poi per carità c'è una perdita, ma... Questo è l'appartamento... Beh, 5 credo. Intanto diamo un'occhiata. La perdita... Vabbè, è uno schifo in totale, mo non vorrei dire niente, ma... Perdita o non perdita, per carità, è da un po' che non c'è più nessuno qui, ma... Non so prima quanto fosse... vivibile. Proviamo. Una cosa che ti intimorisce è il fatto che i salvataggi... abbastanza sporadici. E quindi... Ok. Qua dove andiamo oltre... Ah, oltre il crawl. Ah, non è che devo passare da qua. Ma scusa, io non ho fatto caso alle scale, però. Vabbè, non stiamo qua. Questa non posso far scendere, magari per una fuga. Quindi noi qua in linea teorica entriamo nell'appartamento 9 da fuori. Se ci arriviamo senza morire male, eh. Perché l'appartamento 10 era sopra il 5 che era di là. Se tanto mi dà tanto, no? E le scale ce le siamo giocate. Per quello che si può leggere. Ma poi è arrivata lei ed è andato via tutto. Tutto ha riacquistato un senso. E questo posto non posso affrontarlo. Devo schiarirmi le idee. Rapida sosta al Texan. Poi andiamo. Ok. Ho sentito un respiro, eh. Chiuso. Vabbè, la radiolina ancora non dà segni di nemici, quindi... Guarda, ti direi al momento di attendere un attimino. Vediamo prima se c'è qualcosa da qua. E non puoi... Non puoi sfondare? Eh? No, eh? Questo è il 10 dove c'è la perdita. Quello è il 9 dove abitava il tipo. Oh, piano. Ma che sono le scale? Una volta sono... erano le scale. E... Che vogliamo fare, signori? Ci buttiamo la mano dentro? Buttiamoci la mano dentro, dai. Gioco horror, tu vai a mettere la mano là dentro.
tasto del jukebox. Serviva però, vedi? Perfetto. Qua quindi niente, eh? Abbiamo solo guadagnato una mano nera. Poi la salute mostrata così è anche un po', non dico un'incognita, però così mi sembra un danno leggero. È più scuro quando il danno è più grave, no? Si spera, perché sennò se ci moriamo male è un problema. Allora, noi adesso abbiamo preso il... dobbiamo tornare al jukebox, perché questo ce lo dà anche spuntato, quindi in linea teorica abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Poi io, signori, io non sto esplorando più di tanto perché penso che... cioè, si può esplorare fino a un certo punto, nel senso che comunque... c'è scritto 20%... ah, ci sta lo sconto. Non so se possiamo trovare cose in giro magari utili. In linea teorica qua dovrebbe essere bloccata la strada. Cazzo. Non è vero. C'è un altro là dentro, quindi... aspetta. Scriverò ciò che ho appena... che ho appreso finora. Forse potrà aiutarti in qualche modo. Se stai leggendo, è probabile che sia già morto. Ecco, al momento non ci ha aiutato questa cosa. Però ci sono altri biglietti. Sembra siano attratti dalla luce, anche dai rumori forti. Se vuoi sopravvivere, resta al buio in silenzio. Vabbè, questo più o meno. Anche se forse morirai comunque. Vabbè, non c'è bisogno però di... cioè, nel senso, dacci il consiglio, poi anche basta. Anche basta. Vecchia mappa. Ah, ci sta facendo vedere quindi una strada con un punto interrogativo, delle cose segnate. Ok. Ma questa me la fondi magari con la mia? Un po' di cose le ha segnate già. Ok. Vabbè, le cose cerchiate. Appartamento. Groovy music. Ok. E la strada per andare lì dietro. Cos'altro? Vabbè, mi sa che partivano da qua i biglietti comunque. Di qua non ce n'è. Poi entriamo là. Intanto, come detto, io mi faccio tutti i bordi della mappa in modo tale che lui mi vada a segnare le strade chiuse. Perché alla fine ci serve e ci servirà a sapere dove possiamo e non possiamo andare. Dove sta? Eccolo là. Ma non è vero, ma... mi spieghi? Cazzo! E qua mi devo curare. Qua mi devo curare. No! Mamma santa. Io penso che la crocellata sta proprio a di... guarda, stai a morire. La crocellata è proprio... a croce.
possono essere uccisi, basta che rimangano a terra. Questo posto, tutto ciò che ha saputo offrirmi è stato dolore e miseria. Almeno un medikit e qualche indicazione su cose non molto utili. Oddio, a parte la mappa, però quel pezzo di mappa ci è servito, quindi abbiamo fatto bene anche ad andare qua. E adesso possiamo ritornare lì nella zona jukebox. E poi quelle cose che ci ha segnalato, onestamente vorrei capire se comunque ci dobbiamo arrivare. Fammi capire quel sound che si sentiva. Proprio dove sta quello? Però non c'è niente. Va bene, proseguiamo da quest'altro lato. Poi li avevamo eliminati tutti. Ok, allora, ritorniamo qua. Salvatina. Salvatina. Dopodiché andiamo a inserire il tastino. Ah, ok, questo è bloccato. Io solo sti due posso muovere. Ok. Giusto? Sì. Ok. E non posso prenderlo questo? Allora, io dal tipo là dovevo prendere. Cioè, in linea teorica aveva detto che c'aveva il coso del disco. Però abbiamo trovato. Però ce l'ha segnato così, come se avessimo fatto. Fammi vedere un attimo se il simbolo. Mi ha dato solo il tasto in quella casa. Mo' a meno che non me lo so perso io. Però. Ma dov'era? A parte questi appunti. Ok. Credo l'abbia presa lui. Metà del disco è ancora dentro, ma manca l'altra parte. Credo l'abbia presa lui. Ora che ci penso, è corso verso il Growy. Vinso Street vicino alla farmacia. Ah, vive là, però è corso verso il Growy. Growy Music. Allora è un altro discorso. Allora è un altro discorso. Dai, eh. Non riesco a mirare bene. Quindi probabilmente lui è andato verso il Growy. A casa abbiamo trovato solo il tastino numero 2. Allora.
Growy è praticamente esattamente dal lato opposto. Caffè America, mercato grande, dove c'è il tastierino che avevamo visto. Silent Hill Tavern. Possiamo andare alla taverna? No. Poi avevamo liberato più o meno. Più che altro controllare anche, perché non so effettivamente se c'è qualche edificio extra che comunque è visitabile. Allora c'è uno lì all'incrocio, Mercato Grande, Caffè America. Ci eravamo andati al caffè. Mi sa di sì. Quello dalla finestra però ci eravamo andati. Non era il caffè. No, era la... quello degli hamburgers. Quindi da qua dobbiamo andare. C'è il ristorante dall'altro lato. A sto punto, signori, ci proviamo, dai. Qua. Questo. Allora, vediamo. Quell'uomo è stato di nuovo qui. Gli ho detto che lo avevo avvertito di non venire qui. Ha fatto finta di non sapere di cosa stessi parlando. Comunque si è alzato e se n'è andato. Non ha creato problemi. Eppure quel tipo ha qualcosa che mi dà i brividi. Se lo guardo in faccia è come se stessi fissando una maschera sotto la quale c'è qualcosa che non vede l'ora di uscire. Non voglio essere lì quando accadrà. Ok. Merda. Il fatto è che anche quel mar... No, mi sono bloccato. Anche quel margine di... Ok. Di destra a sinistra con la vomitata che ti sorprende. Te frega più che te sorprende. Allora, tornando a noi, a parte sgommate che ha lasciato qua il tipo. Qua dentro avevamo visto tutto. Qua non ci si può andare. Okay. No, non è finita però, eh. Che rischio. Ah, ok, quindi batte. Ok. Tra l'altro era un altro questo. Però. Che cazzo. Ti frega che non sono tutti prevedibili ugualmente. Qualcuno sputa prima, qualcuno sputa dopo. Mortacci loro. Andiamo al ristorante, va. Per quanto ci abbiano fatto passare l'appetito, ma... è chiuso il ristorante. Quella è la strada per andare dall'altro lato, ma noi dobbiamo andare qua dritti. Sta sotto la macchina, eh. Puoi spaccare le finestre alla ricerca di passaggi alternativi ed equipaggiamento. Dipende dalla finestra però, sbaglio. Aspetta, fammi fare una prova, scusa. Magari viene pure il mostro qua. Ah no, non è vero.
spaccare pure quelli delle macchine. Acqua che... Devo stare attento a quell'altro però. Vai, vai, insisti, insisti. Via. Ed è uscito questo tra l'altro. Merda. Insomma. Non benissimo, non benissimo. Ma ci segna magari da fuori già cosa... Ah, vedi? Questi proiettili per pistola che non abbiamo, però. Intanto li prendiamo. Allora, ce l'ha detto adesso sta cosa, quindi probabilmente negli altri non c'era niente o ci dobbiamo tornare. Questo è un altro discorso. Questo è un altro paio di maniche. Perché noi al momento, arrivati a questo punto, la pistola non ce l'abbiamo. Possiamo spaccare proprio sì, tutto. Ok. Abbiamo un cappello da... Dovremmo fare tutto sto casino. No? Groovy music. Chiuso, ma... E quest'altro in realtà. Allora, aspetta. Prima di andare là c'è sto vicoletto che... Non me la racconta giusta. Ci siamo passati qua? Occhio. No. Ok. Se possiamo recuperare qualcosa, signori, è sempre buono recuperarlo. Mi sta piacendo un sacco comunque, vi dico la verità, mi sta piacendo. Mi sta garbando parecchio. Non è dove dobbiamo andare però. La porta che compare nel buio e si apre sugli incubi. Controlliamo anche qua. Occhio. Bene, qua dentro dobbiamo andare. Infatti non vorrei perdermi troppe robe. Eccolo là. Vialo, vialo. Subito. Vai, vai, no, vai, schiva. Ah, che cazzo. Schiva, vai. Siamo morti, siamo morti. Ce n'è un altro, quindi via, 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 via. Ah, non c'ho la siringa. Merda però, Ammazza però se soffide la mignotta. Molto bene, molto bene. Vabbè, ripartiamo direttamente. Ah no, riparte... Ma cioè... Allora, ok, ok. No, pensavo fosse solo il salvataggio manuale. Ah no, allora sì. Ok, ok. Dov'è l'altro? Ah, eccolo là. È questo? Ma che cazzo? Vieni qua, fio della mignotta. Ma... Giovane! Vai, insisti. Insisti. Ok, mortacci tua.
No, pensavo ci fosse solo il salvataggio manuale. Ok. No, così già ragioniamo un po' meglio. No, devo ripartire. Allora, biglietto del negozio. L'altro giorno è arrivato il custode, era ubriaco e piangeva. Aveva con sé la metà di un disco e gridava che avremmo dovuto ripararlo. Ho pensato di aiutarlo per farlo stare zitto, stavo per prendere la colla nell'armadietto, ma a quel punto si è reso conto che aveva con sé solo una metà ed è corso via. Non si può fare molto per il disco, ma forse puoi chiedere al Nili quando sei lì. Potrebbe essere uno dei loro dischi. Ma non gliel'ha lasciato il disco, sì? Nili è il bar. Però noi l'altra metà l'abbiamo presa. A noi ci serve quella del custode. A questo punto. Scusa, in amicizia, magari sono rari, che ne sai. E anche qui vogliamo i Creedence. Non ci sono i Creedence. Dei Creedence. Magari sono in vetrina. Pare di no. Sfida la musica. Trova la melodia dei tuoi sogni e lasciati andare. Qua possiamo scavallare. Ok. Qua è per riparare. Ah no, però l'ha lasciato il disco. Attenzione. Perfetto, e qua possiamo riappiccicarli. Apri l'inventario per combinare gli oggetti. Ah no, lo facciamo dall'inventario. Vabbè. Colla 1 e 2. Ok. The Long Way Home. Ok, allora il disco l'abbiamo incollato. Non è che siamo dei vandali, signori, è che voglio capire, siccome c'è la luminosità è un po' così, non è che abbiamo torci o altro, quindi con questo riflesso non riesco a capire se c'è magari qualcosa dentro che ci può tornare utile. Oddio, in realtà anche la salute non ci aiutava con sto sflesciato intorno, però la musica è in grado di riportarti a quei magici momenti che credevi di aver perso. Perfetto. Credo che il nostro l'abbiamo fatto a questo punto, no? Quella strada che mi indica l'appartamento in sé. Jukebox. Forse ci servirà dopo, non penso che ci dobbiamo andare adesso. Provo a dare un'occhiatina in giro. Giusto. Ma ci ha pure visto? Sempre visto, sentito, diciamo. Ci ha percepito? Non lo so. Ma io passo da quest'altro lato nel dubbio. Aia. Ricicciano, eh? Molto bene. Andiamo giusti? Sì. È poco più avanti. Poi c'era la volante della polizia. A questo punto io ricontrollo pure qua. Non ci sta niente. No. Giga computer. Allora, signori, io farei che diamo una salvatina. E ci salutiamo qui con questo episodio. So che c'è tensione, si vorrebbe andare avanti a buffo, ma niente, siamo andati troppo per le lunghe. Ci vediamo con il prossimo appuntamento, ragazzi. Riprenderemo direttamente da qui. Spero vi stia garbando tanto quanto sta garbando a me. Noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, secondo canale Instagram. E alla prossima, dai, un saluto a tutti da quel tale Ale.